Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello dell'Aquila con la relazione della Presidente Fabrizia Franca Bandera. Una riflessione ampia, a 360 gradi, sui temi e problemi della giustizia, la sua, con il commosso ricordo in apertura di un uomo d'Abruzzo, Emilio Alessandrini. Un focus, poi, sulla ricostruzione dell'Aquila, dove non sono mancati toni polemici, i problemi logistici che ancora affliggono gli uffici giudiziari aquilani. In particolare, il riferimento è stato al primo lotto, quel cantiere fermo che, ha detto la dottoressa Franca Bandera, da troppi anni fronteggia l'ingresso del Palazzo di Giustizia, impedendo la piena fruibilità della nuova ala e mortificando la vocazione di presenza vitale della città. Non si riesce, ha detto, neanche ad aprire il bar né a procedere in direzione del progetto di una cittadella giudiziaria. Il solito problema poi della carenza di personale, ormai cronico. Per quanto riguarda invece il personale di magistratura, c'è stato un aumento della pianta organica di 600 posti. Mancano comunque ancora magistrati, ma aumentano le donne in questo settore. Per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario e la magistratura di sorveglianza, sino al 30 giugno del 2018 erano presenti 1737 detenuti, un numero che indica comunque la complessità del quadro da affrontare. A Lanciano, Pescara e Sulmona ci sono problemi di sovraffollamento nei carceri. Si è parlato anche del decreto sicurezza, del tema dell'immigrazione. La sezione civile della Corte d'Appello, ha ricordato la Presidente, continua nella sua prassi virtuosa, con particolare riferimento ai fascicoli di nuova iscrizione. C'è un lieve aumento nelle iscrizioni dei reati, soprattutto quelli contro il patrimonio. Si sono registrati anche più furti in abitazione. Un cenno poi ai reati ambientali e alla violenza di genere, con uno spaccato importante riservato ai minori, alle problematiche di internet e della rete. Miglioramenti anche negli uffici del giudice di pace, che hanno visto un significativo abbattimento dell'arretrato. In appello invece ci sono sempre più procedimenti.